Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Zitti! Zitti, sta per dire qualcosa! Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora. Andrew Beckett fu licenziato. Vi verranno date 2 diverse motivazioni, la nostra e la loro. Sta a voi setacciare strato dopo strato la verità per riuscire a determinare quale versione sembri la più veritiera. Ci sono alcuni punti che devo provarvi. Punto numero 1. Andrew Beckett è un brillante avvocato, un grande avvocato. Punto numero 2. Andrew Beckett, colpito da un male debilitante, fece una scelta comprensibile e personale. La scelta legittima di non divulgare la notizia della sua malattia. Punto numero 3. I suoi superiori scoprirono la sua malattia. Solo io, tra 10 anni, solo io. No, non è possibile. Ti ricordi Matiusak? Il nuovo incarico, il viaggio nel tempo. Il viaggio nel tempo? Se mi servisse una bella casetta per gli uccelli, mi rivolgerei a te. Oh mio Dio. Sono io, sono Max. Dimmi come sarò tra 10 anni. Sarai come adesso. Perfetta. Hai viaggiato nel tempo, ma come so che è vero? Te lo dimostrerò. Ma che cosa sei venuto a impedire? Che qualcuno cambi il passato. Sono passato a casa tua stamattina, quando già eri uscito. Ho giocato a fare il marito. Ho giocato ad assaporare la vita dell'uomo comune. Ma non ha funzionato. E allora ho preso un souvenir. La sua bella testa. Non ho ancora finito con te, Guglielmo. Un giorno tornerò in possesso dei miei poteri e allora tutto ciò che possiedi, tutto ciò che ami, sarà mio. Le croci e l'acqua santa non servono a niente. Dimentica quello che hai visto nei film. Usa un paletto, l'argento o la luce del sole. Sai usare una di queste? No, ma imparerò la svelta. La sicura è tolta, il colpo in canna. Proiettile d'argento a espansione riempito con aglio. Punta alla testa o al cuore. E se sbagli, sono cazzi tuoi. Nella vostra via gerarchica che ha dato a Danny Roman altri 2 ostaggi. 2 agenti! Ti prendi tu la colpa se ne fa fuori uno, perché io no! Quelli non vedono l'ora di subentrare. Vuole che accada questo? Io vi renderò la vita molto più facile. Roman ha chiesto me, e quindi avrà me. Si fa a modo mio o me ne vado. Io non ho problemi a lasciare a voi questa responsabilità. A lei la decisione, o l'FBI prenderà il comando. Salve, io sono il vostro sergente istruttore! Benvenuti nella vostra nuova casa! Sull'attenti, soldati! Mi fate venire la nausea! Sbidollati e codardi che non siete altro! Soprattutto tu! Attenti! Avanti! Marsh! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non capisco, Ted. Non capisco che vuoi insinuare. Don viene da me, mi offre un lavoro, dico sì, grazie e se ne va. Poi lui mi telefona da Heathrow e dice a venerdì sera. E ci siamo salutati. Ma non ti ha chiamato da Heathrow? Non mi avrà chiamato da Heathrow, ma mi ha chiamato. Non mento, Ted. Ok, in bocca al lupo. Crepi. Superi Rocky Neck, 10 Pound Island. Passi Niles Pond, dove patinavo da bambino. Dai fiato al corno da nebbia e mandi un saluto al figlio del guardiano del faro di Thatcher Island. Poi compaiono gli uccelli, i mugnaiacci, le anatre spose, i gabbiani reali. Il sole ti scalda, viri a nord, ti metti a 12 nodi. Sei a pieni giri. Gli uomini sono indaffarati, tu sei al timone. E hai il comando di una magnifica barca da spada. C'è qualcosa di meglio al mondo. Volevo ringraziarti. Ringraziarmi di cosa? Quando ci siamo incontrati avevo una corazza intorno al cuore. Avevo perso la fede nell'umanità. Volevo ringraziarti di avermi aperto il cuore. Grazie a te ho imparato ad amare. Sara. Mi restituisce fiducia negli esseri umani.
poi è stata la mia migliore amica. Mi mancherà per il resto della mia vita. Secondo le antiche leggi del combattimento, ci incontriamo qui sul terreno scelto per stabilire una volta per tutte chi dovrà comandare sui Five Points. Se noi nativi, forti del diritto di nascita su questa bella terra, o le orde forestiere che la imbrattano. E così, Peter Pan, tutto questo è opera tua? Sì, capitanoncino. Ragazzino superbo e insolente, preparati a incontrare il tuo destino. La tua Wendy, piuttosto che stare con te, preferisce diventare adulta. Tu morirai solo e senza amore, come me. Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione di Pelican Bay quando avrò finito con voi. A cucire le scarpe, negri! 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto! Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! Bravi, andatevene via che è meglio! Andatevene via che sto per distruggere questa merda di quartiere! La prima cosa da sapere sugli ippogrifi è che sono creature molto orgogliose. Si offendono subito. Non dovete mai insultare un ippogrifo. Potrebbe essere l'ultima cosa che fate nella vita. Allora, chi vuole venire a salutarlo? Bravo Harry, bravissimo. Avanti, su. Ora, deve essere lui a fare la prima mossa. È un tipo educato. Perciò, ti avvicini, gli fai un bel inchino, poi aspetti e vedi se lo fa anche lui. Se lo fa, puoi andare a toccarlo. Se non lo fa, beh, ne parleremo più tardi. Mi hanno dato $250 per quella spada. Sono il buttafuori di uno strip bar, Bill. Se vuole battersi con me, le basta venire al locale, fare un po' di casino ed è bella e fatta. Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire. Ma la cosa vale anche per lei. E quindi staremo a vedere. Non è così? L'hai dimenticato, il tuo incidente nel laboratorio. Incrementatore di prestazioni. Bingo. Ecco, la tua eccezionale creazione, pronto a darti quello che hai sempre voluto. Un potere che supera i tuoi sogni più folli, e questo è solo il principio. Esiste uno solo che può fermarci. Oppure pensa se si unisse a noi. Hai presente quei film dove le macchine fanno incidenti di quelli da cui nessuno potrebbe mai uscire vivo? Sì. Bene, secondo te come li realizzano? Dai, computer. Purtroppo, Pam, al giorno d'oggi più delle volte è come dici tu. Ma ai tempi del tutto o niente, ai tempi di Punto Zero, di Zozza Mary Pazzo Gary, di violenza sull'autostrada, macchine vere, sbattevano contro macchine vere, con dentro idioti veri che le guidavano. A quei tempi davi agli stunt la macchina che volevi fracassare, loro rinforzavano quella bastarda dappertutto e voilà, ci tiravano fuori una bella macchina a prova di morte. Allora ti voglio dire una cosa. Prigione! Gli dèi non permetteranno che io muoia sulla tua debole lama! Gli dèi non permetteranno che io muoia di spada o inghiottito dal mare! Gli dèi non mi lasceranno morire nel sonno consumato dal tempo! Vuoi uccidermi? E allora uccidimi! Avanti! Uccidimi! Uccidimi! Lo sai perché non puoi uccidermi, amico mio? Perché sono già morto. Molti anni fa, quando ero giovane. Dategli una moneta d'oro e mandatelo a casa. Non voglio parlare di queste cose. Io vedo il peggio nelle persone, Henry. Solo uno sguardo basta per sapere chi sono in realtà. La mia barriera di odio si è innalzata, lenta negli anni. Averti qui mi dà un nuovo slancio vitale. Io non riesco più a lavorare da solo con queste persone. Ah!
Mi chiamo Randall Bragg. Virgil Cole. Lo so già chi siete. Avete ucciso 3 miei uomini. In effetti ne ho uccisi solo 2. Il signor Rich ha ucciso il terzo. Il punto è che i miei uomini vengono qui e voi li ammazzate. Se i vostri ragazzi faranno quello che dicono le leggi, andrà tutto muy bien. Forse non siete così bravo. Non siete sicuro di essere più veloce di me. Forse ora non è il momento. Non vuol dire che il momento non verrà mai. Voi siete decisamente un uomo interessante. Ecco i fatti. Sono stato tutta la notte in un locale chiamato La Camera Verde, dove si bevono alcolici. Che è illegale, se non sbaglio. Hai ragione, Pete. E una giovane cameriera di tua conoscenza, una certa Yaya, ti manda un bacio e hanno detto che fa miracoli. Ma torniamo a noi. Il punto è che ero lì a bere e festeggiare con un gruppo di tifosi di Chicago che sono anche, guarda caso, veterani della Grande Guerra. E come sempre succede, ci siamo messi a parlare e io ho scoperto che 6 o 7 di quei ragazzi erano con Carter. Così ho detto a quei ragazzi che avrei giocato contro Carter oggi e loro mi hanno detto che vorrebbero tanto incontrare il loro compagno. Non sperate che sia finita. E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere. Ma, credete a me, saranno comunque scritte. E saranno comunque cantate. E saranno comunque la meraviglia del mondo. Lo so, ma non vi avrei convocati tutti se non fosse stata una cosa seria. Uomo Nero è stato qui, al Polo Nord. Peach Black, qui. Sì, c'era sabbia nera che ricopriva il globo. Capitan Sbudella, al vostro servizio. Non siamo in cerca di guai. Vogliamo solo tornare verso il continente. Il continente, quel mucchio di macerie. Sì, lì c'è la mia famiglia. Oh, la tua famiglia. È così commovente. Spero che tu le abbia detto addio. A casa non si può tornare. Non c'è più casa. Esiste solo qui. E qui la tua nave appartiene a me. Vedi, ho delle idee. Illuminazioni. Come questa, io la chiamo Caverna Mobile. Non è eccezionale. Oh! E questa qui la chiamo Sassovia. Fa rima con Grug. Ma non fa rima. Però va più veloce dei copripiedi. Sì, state al passo. Umani, perquisite le celle. Non perdiamo tempo, su. Noi cerchiamo il nucleo centrale. Andiamo. Occhi aperti. Su. Wow. Questo deve essere il Super Max. Occhio agli angoli. Quante gabbie. Oh sì, quante strane bestioline. Ora ti farò un po' male, sei troppo inquietante per vivere. Prendi questo, fighetta. Sei morto. Mi chiamo John. Io non ci bevo, con voi fuori legge. Stai pur certo che non ci divido neanche il pane. Tu sembri uno che ha un vecchio conto da regolare con la causa. La causa di un esercito di rinnegati? Un mucchio di locos incapaci? Certo che ho un conto in sospeso. Vi siete fatti un mantello con la bandiera ribelle come scusa per uccidere e rubare. Ad ogni modo, stavo soltanto cercando di farvi capire quanto vi sono grato. Vuoi davvero mostrarmi quanto mi sei grato? Chiudi quella bocca. Questo non è un film di Andy McLagan, lo capisci, no? E non posso scritturare un mucchio di gente che fuma sigarette e se ne sta a chiacchierare tutto il giorno con l'idea che potrei usarli. Io qui ho 4 uomini, Rick. Rick? Sì? Non mi piace. E non mi piacciono le vibrazioni che porta sul set. C'è qualche vecchia ruggine fra voi? Oh, andiamo, amico. Cosa? Quello ha ucciso la sua cazzo di moglie. Andiamo, amico. No, non ti berrai queste stronzate, vero? Sì, Rick, me le bevo. E lavoro con mia moglie. E se le beve anche lei. Non lo vuole, dice che è inquietante. Ora vediamo di chiarire questa cosa adesso, una volta per tutte. Tu non mi devi piacere. Il signor Rand non mi dà i miei soldi quando arriva il giorno di paga perché gli piaccio, ma perché me li deve. Ti ho sempre dato tutto quello che dovevo darti, ti ho dato la vita. Tua madre e io ci siamo accordati e farmi piacere il tuo culo nero non era nei patti.
Ora non passare la vita a preoccuparti se a qualcuno piaci oppure no. Faresti meglio ad assicurarti che ti trattino come meriti. Capisci quello che sto dicendo? Sì, signore. Allora sparisci dalla mia vista e vai giù al supermercato.